Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. Chase the night, wanna dance to the light. Pulls dust from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. Every shot from the top, we're gonna be two hearts running wild. Ragazzi, ci troviamo sull'Adda. Sì, ci siamo cascati di nuovo. Sì, cioè, questo posto siamo innamorati. È bellissimo. Diciamo che abbiamo fatto un sostanziale spostamento di ben 10 metri di dove ci siamo spostati tanto. Sì, abbiamo fatto una fatica. E niente, abbiamo constatato che l'Adda si sta abbassando, il nostro solito posto al momento non è, no, non è buono, ma non qua. Come qua. Qua adesso che sono riuniti tutti qua. Questo posto in realtà noi l'abbiamo già provato. Sì, l'abbiamo testato un paio di volte, però non l'abbiamo mai... Sono venuti fuori dei bei pighi, anche dei bei cavedani. Pighi da 2,8 kg, 2,9 kg, esatto. Delle cose esagerate. Quindi come peschiamo? Peschiamo sul filo della corrente, tanto poi la corrente lo porta nella buca, qua ci sono... Con 60 grammi. È ben abitato da pighi, cavedani. Utilizzeremo finali... abbastanza sottile, un 14 fluorocarbon e amo del 20. Del 20, un bigatto. Un bigatto. Andiamo proprio a cercare i pighi. Sì, e poi se entra qualche barbo sarà duro. Ce la giochiamo. Ce la giochiamo. Cominciamo? Iniziamo? Dai, andiamo a preparare la roba. Dai. Ed eccolo qua. Primo pesce della giornata. Potrebbe, dico potrebbe, essere un pigo. Pigo cavedo. Diciamo altre specie, dopo magari facciamo le figuracce. Gli ha dato due colpetti secchi. Cos'è Ricky allora? Pigo. Pigo. L'ho visto. E beh, siamo a Pigolandia. Pigo. Bravo Ricky. Altro pesce con le nostre Spectrum. E ragazzi, il posto qua è meraviglioso. Ed ecco qua. Anche te pigo, Mauri. Pigo, pigo.
Eccolo. Questo è un barbo, ragazzi. È un barbo cattivo. Abbiamo un finale fine, abbiamo un 14. Eh sì, ricordiamo. Siamo del 20. Quasi sotto riva, fra un po' lo guadagniamo. Si è calmato. Mamma mia, l'hai visto? Sì. Guardalo. Tobi, vieni, 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 vieni qua. Guarda che bello. Mi ha sfiancato. Cercavamo Pigli. È venuto Pippo. Vale. Ciao ciao. Bene, sta cambiando il tempo, sì. Sta arrivando un temporale. Ha cambiato anche l'abbigliamento. Una roba da matti, eravamo in maglietta, in 10 minuti si è alzato un vento, sta arrivando un temporale. Era previsto però, infatti sì. Ci siamo portati dietro la giacca. Fatto anche bene. L'ombrellone, ma con sto vento qua se lo se apro, metti l'ombrellone, volo sì. Io l'ombrellone. Speriamo che gira altrove. Ci è venuto a trovare anche Franco, ciao, che tutti. È arrivato dopo, ha visto una bella mangiata e... È quella. Invece ultimamente si stanno muovendo i pigli da queste, i barbi da questa parte. Abbiamo fatto una fatica notevole, però li abbiamo cavati sì. Fuori. Sì, c'è da dire che col cambiamento, non so se è inciso quello, però sono venuti fuori dei pesci. Vabbè, comunque insistiamo perché è anche presto. Sì, certo. È un temporale, poi dovrebbe passare. Speriamo. Vabbè, che ormai siamo abituati. Sì, appunto. Acqua cioè, grande. Non mettiamo una giornata tranquilla. No. O vento, o grandine, o pioggia. Vabbè, comunque ci stiamo divertendo. Questo...
coraggio, sto un po'. Ero in maglietta alle 9. Adesso sembri un ninja. Tartaruga. Magari passa. E speriamo. Esiste, o magari peggiora. Cioè. Chi lo sa. Magari fra un'ora stai con il maglietto un'altra volta. Ma non lo so, speriamo. Però c'è il vento che fa volare via le canne. Quindi Ricky è ritornato il sole. Sì, è tornato il sole. Adesso fra un attimo mi levo la giacca, non l'ho tolta perché ogni tanto c'è qualche folata di vento. Allora Ricky? Allora... Fatica? Sì, più che altro... Cioè è piantato. Sta lì. È piantato. Come quell'altro. E più di tanto non lo posso sforzare. Come quell'altro, sta lì. A volte riesce a guadagnare un paio di metri, poi se li riprende. Devi sfiaccarlo. La canna... la canna lavora bene. La canna c'è tutto. Piano piano, con pazienza. Anche te è una partenza... Sì, da cardiopalma. Da barbo. Cioè, il pigo non fa così. No. Il pigo non tira così. No. Piano piano sottoriva anche te adesso. Sì. Bene, bene. L'ho intravisto. L'ho visto anch'io, guarda, sono quelle dimensioni come il mio. Guardalo lì, lo inquadro. Bello. Non so se è più stremato lui o io. Non dirlo a me. Non farlo cadere. No. Tanto poi lo rilasciamo, non cadere, Barco. Guarda che meraviglia. Guarda che bello. Bello. Pescato così. Sì, con la canna. C'è soddisfazione. Fai una fatica del diavolo. Ricordiamo. Però è uscito stremato, eh. Finale del 14, siamo del 20. Un bigatto. Mauri, cosa ci dici? Ti dico che è ritornato il vento, freddo. Hai rimesso la giacca? Ho rimesso la giacca e tutto, ho messo anche questo qua per il vento. Freddina l'arietta? Freddina l'arietta e l'acqua è gelida. Per cui... Anche il pesce un po'... Diciamo, siamo stati fortunati a prendere quello che abbiamo preso. Sì. L'ho già fatto così. Adesso sarà un'oretta proprio... Niente. No, vedi quelle pom pom, sì. E poi lo mollano, quelli sono i pigli. E il pesce un po' fermo ci sta, con l'abbassamento di temperatura dell'acqua. Sinceramente, senti il vento, è gelido. Sì. L'acqua è gelida. Dobbiamo accontentarci, la giornata... C'è stato un momento che ci siamo divertiti, poi adesso sono fermati, completamente. Facciamo ancora un'oretta e poi lo dici. Leviamo le tende. Leviamo le tende. Direi di sì. Ah, sicuro. Bene ragazzi, la giornata si conclude qua. Sì. È ritornato il sole dopo la tempesta. Sono venuti a trovarci anche Walter e Riccardo. Due vecchi lupi della zona. Certo. Che dire? Conoscono i pigli per nome. Sì. Più tonni che lupi. Oggi è stata un po' dura. Oggi abbiamo fatto fatica. Vuoi l'acqua fredda, abbassamento di temperatura. Anzi, l'esperto cosa dice? Acqua fredda. Acqua fredda. Acqua fredda. Però qualche pesce... Sì, ci siamo venuti qua, avremmo preso, siamo onesti, 5-6 pesci. Sì, peccato l'ultimo pigo. Sì, il pigo che si è slamato. Potevamo chiudere in bellezza, però... Vabbè, comunque...
Bene ragazzi, un saluto da tutti dall'Adda. Noi, dall'Adda. È tutto. Ciao, ciao a tutti. Ciao, ciao. Ciao.